Ciao ragazze, benvenute nel mio canale. Come promesso, ecco a voi il video sull'Agrigel Diamond Nails. Andrò a realizzare un ponte e per farlo appunto vado a utilizzare naturalmente l'Agrigel Diamond Nails. Allora, sto utilizzando la base Milky e la vado a stendere a smalto. Naturalmente ho prima preparato l'unghia e adesso vado ad usare l'Agrigel Light nella versione appunto bianca lattiginosa per ricrearmi un minimo di bordo libero e vado quindi a sistemarlo col pennello. Successivamente lo polimerizzo per 60 secondi in lampada, sgrasso, vado a dare una sistemata, anche perché poi andrò ad inserire la nail form e quindi accorcio un po'. Con la punta conica sto andando praticamente a rimuovere il prodotto in eccesso che si è creato sotto il bordo libero e una volta sistemato vado comunque a dare forma all'unghietta, ad accorciarla per inserire la nail form. Vado quindi ad effettuare l'allungamento sempre con l'Agrigel. E dopo aver polimerizzato vado ad applicare dei flakes per crearmi una nail art sotto vetro. Quindi li applico sulla dispersione del gel e poi successivamente vado ad effettuare la struttura. Uso lo sculpture cover, ne prelevo una piccola quantità e la applico a smalto come strato di scivolamento e poi successivamente vado ad applicare una piccola perla di prodotto proprio per coprire il mio letto ungueale. Non vado ad effettuare la vera e propria struttura ma solo a coprire il mio letto ungueale, poi in un secondo passaggio andrò a realizzare la bombatura con un altro prodotto. Vado quindi ad applicare il Builder Milky Rosé, che è un bellissimo gel lattiginoso, e vado quindi a completare la mia struttura, in modo da ottenere così l'effetto sotto vetro. Limo la struttura e poi posso andare tranquillamente a sigillare. Passo il buffer. Sgrasso, elimino la polvere in eccesso e possiamo quindi andare a sigillare il nostro lavoro. Sigillo con il Diamond Crystal Top, che è un top shimmer senza dispersione, ma al suo interno ha dei micro glitter. Mi piace tantissimo questo top perché oltre a restare lucido mi dà quell'effetto molto elegante con i suoi glitter. Vado a passare anche l'olio cuticole e niente ragazze, spero che anche questo video vi sia piaciuto e vi ricordo il codice sconto Diamond Nails per avere il 10% di sconto. Vi aspetto al prossimo tutorial, un bacio!